La guerra non cambia mai. Ciao a tutti ragazzi, io sono Phantom, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video di Fallout 76. Oggi siamo qua finalmente perché è uscito Nuclear Winter, quindi sì ragazzi, Phantom è tornato su Fallout, yeah! Andremo a giocare ovviamente la modalità battaglia reale, questa qua come potete vedere, Nuclear Winter, quindi andiamo subito a lanciarci nella modalità battaglia reale. Nuclear Winter, una battaglia reale ambientata tra le rovine post-apocalittiche della Palakia, in mezzo a una devastante tempesta nucleare. Avrei le capacità di diventare il nuovo soprintendente del Vault 51? Funzionalità della modalità. Hai una sola vita a disposizione e l'ultima squadra è rimasta a vincere lo scontro, quindi in modalità squadra. Ottieni punti esperienza da soprintendente e scala i ranghi della soprintendenza per sbloccare nuovi contenuti. Scopri la tragica storia degli abitanti originali del Vault 51 accedendo alle varie stanze del Vault. Sblocca talenti da usare nel nuovo sistema di carte talento progettato appositamente per Nuclear Winter. Entriamo nel mondo e vediamo un po' di cosa si tratta. Ok, sta cercando una partita per Nuclear Winter e ci vediamo direttamente nella lobby o nella partita. Ok ragazzi, questa qua è la lobby pre-partita, siamo in 51, mancano 52 secondi all'inizio della partita. Ce li segna tutti come nemici, ovviamente. Mark your favorites. Cos'è questa cosa? Solo tempo e prove diranno se possiedi i geni di un soprintendente. Figata, non c'è la terza persona? No, ok. Il livello non so se è quello del personaggio oppure quello di questa modalità. Benvenuto a Nuclear Winter. Informazione carta talento Nuclear Winter. Zax ti ha dato 7 carte talento per aiutarti a diventare soprintendente. 99 gradi di sopravvivenza. Sfide. Taggio 7 carte. Special. Tieniti pronto. Le carte richiedono punti special. Ok. E dobbiamo equipaggiarle. Ok. Non possiamo? Seleziona il luogo d'ingresso. Wow. Capanna isolata, segheria, tenuta. Ok, questa è la mappa, quindi direi Helvetia. Si può? Ci si prova? Oppure proviamo questa qua senza nome. Questa qua senza nome. Andiamo qua vicino. La mappa è molto ridotta, quindi ne vedremo delle belle. Inizio partita tra 3 secondi. Ok, siamo carichi. Quanto letto non ci sta né fame né sete. Oh cazzo, ci stanno già 3 persone nella mia zona. Vedete? Poi qua altre elvete. È pieno di gente sostanzialmente. Vediamo come si svolge questo inizio partita. Stavo dicendo, non ci dobbiamo preoccupare né di fame né di sete durante la modalità battaglia reale. Dobbiamo solo preoccuparci di fare tanto loot, massacrarli tutti, salire di rango e diventare il soprintendente del Vault 51. Ok, siamo spawnati qua. Andiamo campo stealth. Questa protezione si disattiva quando raccogli qualcosa, interagisci con gli oggetti o provi a danneggiare un altro giocatore. Ok. Quindi dobbiamo scappare, non abbiamo niente per adesso. Non mi ricordo nessun tasto. Ok. Ah, okay, no, no. La terza persona già ci sta. Ci sta anche il Pip Boy. Devo abbassare forse un po' la musica, quindi... Questa è la mappa. Questa è la zona sicura, credo, questa che ci fa vedere qua. Ok, prima partita un po' così. Vediamo un po', cos'è questa cosa? Una cassa. Munizioni, 44 assault run. Ok. Non possiamo mettere altre preferite, tipo? Sì, quindi... Ok. Nuclear Winter, gli oggetti ti vengono aggiunti automaticamente alla ruota dei preferiti dopo averli raccolti. Sì ragazzi, ma io devo assolutamente abbassare sta cazzo di musichetta, non so se si può fare. Ma non importa, dai. Per adesso vediamo di andare così, poi se non mi sentite al limite avvicino un po' il microfono così. Vediamo un po'. È un po' strano perché mi devo abituare, sono cambiati i tasti. Stiamo andando verso Saturn. Quindi zona sicura.
Non so se abbiamo lo SPAV, ma dubito. Ok ragazzi, siamo rimasti subito in 37. Noi abbiamo solo una 44 Magnum. Vediamo qua cosa c'è. Codice di lancio nucleare e fucile da caccia, armatura in legno. Il codice di lancio nucleare ci serve assolutamente perché con 4 codici e una valigetta possiamo lanciare un attacco nucleare. Ok, questo è un fucile da caccia con mirino tra l'altro, quindi confermata la cosa che ho detto nel video stamattina. Possiamo trovare armi con i vari accessori nelle casse. Non dobbiamo equipaggiarli noi. Ah no, ok, lo SPAV c'è. C'è qualcuno che mi sta sparando. Ragazzi, doppio colpo. Ci hanno massacrato. Ok, così. Ucciso da Joe. Ma come si fa a mancare bersaglio così tante volte, si chiesero. Ok, ci ha dato i punti esperienza. Prossime ricompense. Cosa estetica. Pochissima. Usciamo. Ne facciamo un'altra, tranquilli ragazzi. Questa era tanto per provare. Ok ragazzi, rieccoci qua in lobby, 2 minuti e 20 prima di iniziare la partita. Esploriamo un po', così capiamo un po'. Ok, questo è il tutorial che vi ho fatto vedere nel video di stamattina. Caccia per ricompense. Come vi ho detto sempre nel video di stamattina, sono un veggente. Secondo i dati, attaccare la prima persona che vedi è un gesto di dominanza. Ok, quindi be more special. Bene. Non bruciarti, ovviamente perché ci sta la safe. Anche qua ci sta tutta la gente che si sta massacrando. Io non so. Bestiario, tutta del volto 51. Dati, radio, non abbiamo niente. Voglio esplorare un po' la lobby per capire effettivamente cosa si deve fare. Terminale, vediamo un po' cos'è questo terminale. Cassa, grande, contenuti, segni vita rilevanti, possibile errore del sensore. Ok. Un pugno da... quanto fa di danno? 8. Uno forte, 12. Ok. C'è un negozio, un qualcosa del genere, non lo so. Perché a fine partito ho letto che ci possono dare tappi e stronzate del genere, ma... abbiamo modo di spenderli sti tappi oppure ci sta un inventario che non lo so. Dobbiamo ampliare in qualche modo, possiamo gestire tutto dal Pip Boy. Il livello è quello di personaggi della modalità sopravvivenza o questi qua sono tutti nuovi giocatori visto che ci sta il free trial di Fallout 76? Questa è la zona del sovrainternet, non ci si può andare. Ok, bene. Sono sconcertato, ragazzi. Questa è la classica lobby di gente che si massacra. Basta. Ah. Salotti, gente che corre. Ok, comunque ragazzi, io direi di buttarci in una zona relativamente dispersa, tipo queste qua. Perché andare nelle città, come avete visto, non conviene. Devo capire come cazzo si equipaggiano le carte. Ok, talenti con cerchio. Cerchio, triangolo. Non le posso equipaggiare però, a quanto pare. Servono dei punti special che non so ancora come sbloccare. Ok. Ragazzi, sinceramente non mi ricordo minimamente come si gioca Fallout 76, quindi... ok ragazzi, 6 secondi, inizia la partita. Ci vediamo subito nella battaglia reale, tentando di sopravvivere. Here we go! Ok, dove ci spawniamo questa volta? Casa edificio, Spots, qua. Ah no, ha scelto in automatico, quindi noi andiamo qua vicino a Camp McClintock. Bene. Ok ragazzi, eccoci qua in partita. Ottenere gradi di sopravvivenza ti fornisce ricette e progetti che puoi creare in qualsiasi momento. Siamo in modalità invisibile perché finché non raccogliamo un oggetto o eseguiamo un attacco, siamo invisibili appunto per proteggerci dagli altri player. Bene, 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 bene. Vediamo un po' la mappa, ok. A sto giro dovrei aver tolto la musica perché davvero mi stava spaccando. Era qualcosa che mi stava distruggendo.
Come potete vedere in basso ci stanno l'icone dei simboli nucleari, quelli sono i quattro codici nucleari più la valigetta che ci servono per tirare l'atomica. Non sei più protetto, sei visibile, puoi subire danni. Perfetto, grazie per avermelo detto. Bellissima la tuta del Volto 51, tra l'altro, ragazzi, vi prometto che diventeremo sovrintendenti di questa cazzo di cose. Oh, quello è un altro player, fanculo. In queste prime partite saremo molto passivi, quindi purtroppo. Sentite un tizio? Oh merda. Purtroppo sarà così. ve lo giuro, ragazzi, miglioreremo. Questo qua mi sta massacrando. Ma dai. Già morto così. Che sfiga. Che sfiga, che sfiga, ragazzi. Devo trovare un'arma, devo trovare qualcosa per curarmi. Fa molto schifo il fatto che la stamina è quella che è, quindi non puoi correre molto. Cioè, è molto castrata sta cosa. Non so nemmeno se siamo in safe. Ragazzi, non abbiamo vita e probabilmente quello ci sta ancora inseguendo perché vuole la kill, ovviamente. Quindi noi tentiamo di scappare, possibilmente verso la zona sicura. Non lo so, per adesso sembra piacevole questo Fallout 76 Battle Royale. Non è pessimo. Soltanto che, essendo anche lo sneak peek questo, è una prova. Dovranno migliorare qualche cosa, bilanciare, come tutti i Battle Royale che si rispettino. Che vediamo se qua dentro riusciamo a trovare qualcosa, non si può nemmeno entrare, fanculo. Qua invece, ok, qua abbiamo qualcosa. Munizioni, faccetto, armatura di legno, mitragliatrice. Mitragliatrice va bene. Però non ci facciamo molto se non abbiamo vita, raga. Ok, siamo in safe. Vediamo se qua ci sta qualcosa. Magari su delle cure, possibilmente. Munizioni 44, revolver del West, spada scia, armatura di legno. Ok, perfetto. Qua invece. Oh, medikit, medikit, medikit. Steampack scaduto. Bene. Proprio quello che ci serve. Tirati sto steampack scaduto. Dardo balestra, palla esplosiva balestra, armatura di legno. L'armatura più che altro come è messa? Come è strutturata? Ci sta tutta l'armatura? Sì, sì, è solo armatura. Quindi buttiamola. Ok, abbiamo balestra, falcetto, mitragliatrice, spada sci e revolver del West. Quanto fa la mitragliatrice? 42 danni. Ragazzi, siamo tornati in carreggiata. Siamo già in 30. Così random. Qua già aperto da noi. Più che altro, questi primi video sulla battaglia reale saranno così perché appunto, seconda partita che faccio. La tempesta si sta spostando. Cosa vuol dire? Ah, ok, parte la prima tempesta. Se vieni travolto dalla tempesta subisci danni e si sposta le radiazioni, ovvio. Le prime partite saranno così, miglioreremo col tempo. Una statuina? Che fa? Cartuccio extra, fucile a pompa, steampack extra, fucile a pompa. Sicuramente le statuine fanno. Statuine e riviste vengono usate automaticamente una volta acquisite e restano attive per la durata del round attuale di Nuclear Winter. Ok, quindi ci danno tipo dei perk per la battaglia reale. Buono a sapersi. Abbiamo ottenuto una cosa figa. Fucile a pompa. Vorrei switchare arma più velocemente. Non c'era un modo di farlo, tipo. Ogni volta devo fare così, tipo. Ah no, con sinistra, ok, quindi Tommy e pompa, Tommy e pompa, bene. Qua, munizioni steampack, mitragliatrice, già l'abbiamo. Guardate che figa la tempesta, ragazzi. Ma ci arriva una cecchinata che la metà basta. Bella, bella. Alto a destra ci fa vedere che siamo nella zona sicura, il pallino bianco. Ok, qua steampack e radaway. Steampack. Con su, posso guardare gli oggetti rapidi. Abbassiamoci un attimo e vediamo se dobbiamo buttare qualcosa. Il falcetto lo butto. Cioè, artigianale come mirino lo tengo, spada sci la tengo, questa la tengo. E per adesso siamo equipaggiati così. Non è malissimo. Dardo da balestra, radix ci serve, la balestra già l'abbiamo. Non abbiamo trovato ancora una cassa best, quelle migliori che ci danno la cosa su cose. Nemmeno un'armatura atomica. Perché come abbiamo visto dal trailer, so che ci sono le power armor, quindi sarebbe figo trovarle. Tra l'altro, sono contento che siamo riusciti a sopravvivere al primo tizio che ci ha uccisi. Abbiamo una misera armatura di legno. Non so quanto possiamo andare lontani con questa armatura di legno. Però ci si prova, ci si prova. Stiamo andando verso questa zona.
Ma qua sta arrivando la tempesta, cioè così esco dalla zona sicura, giusto? Probabilmente sì. Ma in fretta non dovrebbe succedere niente. Ok, siamo qua dentro, ci sta qualcosa? Coltello a serramanico, munizioni, servono sempre. Che paura, come si è chiusa quella cosa mi ha fatto una paura fottuta. La direzione in una zona sicura indicata sulla bussola, spostati verso l'iniziativa. Ok ragazzi, andiamocene da questa zona perché sta arrivando la tempesta e non voglio di certo morire bruciacchiato. C'è un tizio? C'è un tizio? Raga, c'è un tizio? È entrato dentro? Cazzo, battaglia del secolo questa. No, che cazzo pompa, Phantom? Che stai a... No, 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 no. È una power armor questo. Tra l'altro c'è un altro tizio che ci spara. Via, 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 via. Ragazzi, siamo davvero fottuti. Ok, fermiamoci un attimo, tiriamoci uno steampack. Dov'è la mitragliatrice? Eccola qua. Ok, siamo sopravvissuti 10 minuti, sì, questo è figo, però. Ci stanno massacrando un pochino. Ragazzi, c'è un tizio. No, è un Meyerlark. Ok, fucile d'assalto automatico, bello, bello, quello lo voglio. Dov'è? Pompa, pompa, pompa. Assalto. Ok. Raga, carichi. Non abbiamo paura di niente. Dobbiamo andare. Quindi equipaggiamo anche il pompa. Oh, cazzo, 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 togli. Oh. Dove? Chi? Chi? Perché? No. Ci hanno ucciso un'altra volta. Quanto gli è rimasto di vista questo qua? Poca vita, aveva l'armatura da marine però, quindi è normale. Grado di sovrintendenza 2? No, 1? Giusto. Giusto, ragazzi, io sto giocando da solo, loro sono in squad, quindi è normale. Perfetto. Non mi interessa, sinceramente, voglio abbandonare la partita. Ci hanno dato qualcosa che però potremmo equipaggiare tendenzialmente. Figo. Ragazzi, io terminerei tranquillamente il video qua. È stato un video piuttosto movimentato, un video abbastanza strano. Prime due partite a Nuclear Winter, positive, mi piace. Giocherò magari con altre persone, non lo so, magari provo di nuovo da solo. Fatemi sapere qua sotto nei commenti, ragazzi, se la modalità vi piace, da quel poco che avete visto. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, commentate qua sotto, ci tengo davvero tanto. E noi ci rivediamo al prossimo video. Bella, ragazzi.